Cecilia Rodriguez in confessionale, la dichiarazione d'amore per Ignazio. Grande fratello VIP, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono innamorati, dichiarazioni d'amore importanti. Cecilia e Ignazio sono innamorati, sì o no? Questa è la domanda che si stanno ponendo tutti i fan del Grande Fratello VIP nel corso di queste ultime settimane. Finalmente, dopo così tanto tempo, sono i diretti interessati a rivelarci i loro sentimenti, in particolar modo la bella Rodriguez. L'Argentina ha mostrato di essere davvero molto gelosa. Durante la prova a coppie, Moser si è fatto lavare, massaggiare e imboccare da Ivana Mrazova, mandando su tutte le furie la sua fidanzata. Nel corso di uno dei suoi confessionali, la ragazza si è lasciata andare ed ha svelato quello che realmente prova nei confronti dell'ex ciclista. A quanto pare, la sorella di Jeremias potrebbe aver completamente perso la testa, nonostante ogni tanto torni a pensare al suo ex fidanzato Francesco Monte. Cecilia Rodriguez ama Ignazio Moser? L'inaspettata rivelazione in confessionale. Parlando dell'avventura vissuta all'interno della casa più spiata d'Italia e di ciò che le è accaduto, Cecilia non ha potuto fare a meno di parlare anche di Ignazio. Se dovesse andare così, che vado via io e lui rimane qua, mi mancherà un sacco. È forse la persona che ho sempre cercato, desiderato, sognato. A quanto pare, nonostante abbia ancora qualche momento di confusione e malessere, la Rodriguez continua ad essere certa e convintissima della scelta presa in questi due mesi vissuti all'interno del Grande Fratello VIP. Ignazio e Cecilia al Grande Fratello VIP, Moser non vuole stare in casa senza la Rodriguez? Parlando di ciò che potrebbe accadere nel corso della prossima puntata, Ignazio è stato davvero molto chiaro riguardo alla possibilità di restare in casa senza Cecilia, proprio come lo è stata anche lei. Keiku è arrivata così, inaspettatamente, proprio perché qui dentro era una delle ultime cose che pensavo di innamorarmi. Nel caso in cui eliminassero Keiku e dopo che è un gioco qui, vi chiederò di eliminarmi. Il gioco va in secondo piano. A questo punto non ci resta che attendere e vedere cosa accadrà.